lo cielo sui giorni è annicchiato e pare una polveria. C'è la sala luce che riprende ora la terra. Forse a qualcuno consiglia la giusta via. Adesso non può avere un fondo attacciato. Io non ho un bastone per andare avanti. Nello scelgo, una roba assettata da Danilo. Si avvicina alla mia. Mi dà questo stanco. È la panza. Forse aspetta un vicinino. Il dolore del mamma bastone e mi carina. Forse cerca qualche consiglio. Vedremo, so come vuole dire, come fa la domanda. La domanda scusa, non facciamo mia. Vediamo Giuseppe e Maria. Vedremo da lontano, essendo uscente con il suo bambino, cerchiamo, lasciate per permettere, potete insegnare la giusta via. O forestiero gentile e cordiale, manca mezz'ora e se ne passa arrivate. Un paesello è la bella montagna. Il deserto libico, prima cascura, con cielo affinghiato, chiove e demagna. Dio benedica, come solo. Aspettate, forestiero, se ne posso domandare, a nome di Dio. Vengono di Nazareth e hanno fatto tanto lasciato. Il mondiere ci vede un principio, nella sua bocca e si pensa in acqua. Buono, penso più le mani, pensa a borraccia l'acqua. Ci devo mangiare e vivere, io non dovrò tempo che non ci ammicchere l'acqua e la malattia. Buono, ma io non avrei ordinato il padre. O forse la voce in testa e dice l'aiutare. Io non voglio denaro. È stata una pasta bella, la verruglia di mangiare. Dio vuoi benedetta, come è solo. Ma arrivata in un paese, non potete trovare l'anno di un proposo. Ma bene, c'è tutto quello censimento. Dirigitemi verso la campagna. Forse tra le demorate potete giocare la cabana con la lontana. Seguo lasciata e non mi scomparo sua. Le saluto un grande amore. Siamo arrivati a Maria. Ma se fosse un'antica, io, tutto lì. La dottoriva la porta mia. Siamo un povero e benedire. Siamo stanchi di marinare. C'è un po' alloggio di stasera. C'è l'uomo e c'è il locale, ma se non ti vedi di andare, mi devi andare a fare. Dai, c'è andata lontano, Maria, vedremo se non dovrei dare via. Guarda, quando lì è la porta mia. Se non vuoi per venire, vedremo di una lontana via, e c'è un tamaglio di questa sera. Non c'è l'uomo, non c'è il locale, è tutto chino, mi devi andare a fare. Vero, Maria, non c'è posto per quanto una ragazza, ma io non perdo la speranza che tu, sogno sicuro di Dio, venga a capo di madre, e non ne resta sola. La luce riflette nella porta. Aspetta, Maria, vedremo se ti mostra. Vai, come dire che io. Uè, la dottoria è la porta mia. Le romane sono tutto occupate, e mia moglie aveva bisogno di riposare. Ne potete aiutare. Io non ho più spazio, è la mia stanza antica. Ma mi piace l'odore a vedere le rocche stanche che già sta gentile signora. Ne posso fare dormire nella mia stanza. Sempre meglio di stare fuori, ma fa freddo, e non ce lo fa abbrazzo. Buono, non lasciate va bene. Vedo Maria, dammi una mano e già sei. Ora le cose devo dire mia. La paglia non è un donzolo, ma ne guariglia. Non saggio, quindi. A me sento il cuore e l'anima felice. Io sogno un pastore sempre il calore per farti entrare in montagna. Ora sento la sciaraluce. Così tu, quando spegnerai il campo bianco con la voce di un lucero. Ripeto a tutti i presenti, dillo chi mi dice. Sono un gran cielo di Dio,
aperte la voce pastore e preparare. Stava nascendo Messia, Salvatore del mondo. Corrite, corrite! La Sacra Famiglia vincia la strada da solo. Oh, che gioia! Oh, che splendore! Sta per nascere Gesù Salvatore. Un re è preparato a me, ma federale. Siamo tutte donne. Dammole tutte la mano e la ruota alla manciatura. Pur poi al mesinello e abbinocchiamole sulla rocca di San Giuseppe e la Vergine Maria. E già di Bremaggio, che ha già su un viaggio di la dinastia, per portare oro, incenso e mirra, un fucile di un pariato, aspettavo che nasce la Messia. E gridava a Luciano: viva Giuseppe e viva Maria!